In questi giorni noi abbiamo visto finalmente i nostri ragazzi tornare a scuola. È stato sicuramente un rientro un po' particolare, un suono di campanella diverso rispetto agli altri anni, però intanto dobbiamo ricordare che era uno degli impegni che Draghi, quando venne in Parlamento per ottenere la fiducia, aveva messo nelle sue comunicazioni, sia la riapertura delle scuole da una parte e sia ovviamente una riapertura delle scuole in sicurezza. Sicuramente non tutto magari potrà filare liscio al meglio, però noi dobbiamo tener conto che questo è un obiettivo importantissimo, perché abbiamo visto tra l'altro quanto i nostri ragazzi negli anni passati, in questi 2 ultimi anni, hanno patito la didattica a distanza, con tutta una serie di conseguenze, non solo sull'apprendimento, ma anche e soprattutto a livello di socialità. Ma è anche un segno di organizzazione, cioè quest'anno per fortuna non abbiamo parlato dei banchi a rotelle, ma abbiamo cercato di vedere come il ministro dell'istruzione si è organizzato. Sono arrivati sicuramente dei finanziamenti in più per quello che riguarda i trasporti, che sono sempre stati un po' il principale problema. È stato aperto anche un bando per tutto quello che riguarda la digitalizzazione delle scuole. Sono stati dati anche, mi pare, 400 milioni circa per le scuole stesse, alle scuole stesse per potersi organizzare, e poi naturalmente tutta quella che è stata l'organizzazione relativa alla cosa fondamentale, cioè il Green Pass, all'obbligo, tra l'altro, del Green Pass per il personale che opera nel settore della scuola e naturalmente poi i ragazzi. Vorrei concludere questa riflessione con un concetto che ho già avuto modo di esprimere, però va detto perché è sicuramente il segno dei tempi. C'è stata una risposta veramente forte da parte dei ragazzi che vanno a scuola per quello che riguarda la vaccinazione. Colpisce anche il loro confronto rispetto a quella che è la generazione tra i 50 e i 59 anni, che sono un po' più restii, e quindi a maggior ragione per questo. Gli auguriamo un ottimo anno scolastico e naturalmente un anno scolastico che possa essere duraturo e non interrotto da alcunché.